Benvenuti amici, io sono Salpimpo e oggi torniamo su Buona Pizza Grande Pizza per affrontare il giorno 173, sempre del capitolo 5. L'ultima volta è uscito l'episodio Mi sono bloccato. Quindi, visto che mi sono bloccato, perché effettivamente non so più come andare avanti con questo capitolo, noi dobbiamo capire dove trovare quelle tavolette. E quindi per farlo cominciamo ad utilizzare un po' di indizi, così da andare un po' avanti con tutta questa situazione. Quindi queste gemme cerchiamo di sfruttarle. Come facciamo a sfruttarlo? Dobbiamo chiedere gli indizi, sia ad N sia a Flash. Dobbiamo chiedere informazioni a loro. Il problema qual è? Che è... dobbiamo fare la pizza, perché vengono dopo. E niente. Allora, fammi una pizza che mi farà innamorare. Olive e pomodori, che ne dici? Oh, e metti il pesto. Va bene. Intanto innaffia la pianta, però beh. Allora, pesto, mozzarella, olive e pomodori. E pomodori a fette. Ok, e questo è del cliente Zazum, che voleva 3 pancette. Intanto facciamo tac, pomodoro, 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 mozzarella e pancetta. A posto, a posto, a posto. Inforniamo, questo è tutto Zazum, non le ricuocio perché mi sono stancato di tagliare, cuocere, Zazum, eccetera, eccetera. Tanto siamo ricchi, abbiamo 3.145 dollari, quindi Zazum se ne farà una ragione. Allora, buon uomo, ecco a lei, ora cerchiamo di capire se viene effettivamente il tizio che abbiamo. Perfetto, ce l'abbiamo. Allora, ho sentito dire che hai convinto Ottavia ad aprire la stanza degli artefatti, che cosa hai trovato? Ah, addirittura questa avrei dovuto chiamarlo tipo 8 episodi fa. Che cosa abbiamo trovato? Il tagliapizza abbiamo trovato lì, no? Interroga tutti sul tagliapizza. Potrebbero avere informazioni utili. Torna quando avrai finito. Perché non l'ho mostrato il tagliapizza a tutti, scusami. Interroga tutti sul tagliapizza. Potrebbe avere informazioni utili. Torna quando avrai finito. Va bene. Chiediamo un indizio. Interroga tutti sul tagliapizza. Potrebbero avere informazioni. E questo me l'avevi detto gratis. Torna quando va a battere a funghi. Va. Vabbè, tutto qui. Perché non ho interrogato tutti sul tagliapizza? Io, chi mi manca? Scusate. Andiamo da Ottavia a sto punto. Ottavia, faccia di capra. Il tagliapizza te l'avevo mostrato. Questo l'hai trovato nella stanza degli artefatti? Sì. Non è mio, ma sembra quasi antico. Ho pensato sarà. Questa mi pare che. Io gliel'ho fatto vedere. A lei gliel'ho fatto vedere. E hanno detto romano, sì, a lei l'ho fatto vedere. Quindi abbandono. Dobbiamo andare in altri posti, ragazzi. A chi non l'ho mostrato ancora? Forse a che? Che da che? Io non ce l'ho mai. Da che? Sì, spendiamo le gemme. Perché dobbiamo andare avanti con questo episodio. Non è che... Signor che? Faccia di capra. Te, t'ho fatto vedere. Cos'è questa schifezza? Un tagliapizza. Forse a lui l'ho fatto vedere. Lo so che un tagliapizza non è mio, se è quello che vuoi sapere. I miei tagliapizza me li fanno fare su misura, addirittura. I migliori pizzaioli hanno gli utensili migliori. Le tue attrezzature sono mediocri. Non raggiungerai mai il mio eccellente livello. Buona sapere. E niente, allora a sto punto mettiamo tutto su tutto. Prima o poi dico, qualcosa accadrà. Vabbè, a lui abbiamo mostrato tutto. Quindi andiamo da Cicerona. A Cicerona l'ho mostrato. Boop. Chi so, ricordo. 4 gemme. Non mi preoccupate. Allora, se non sbaglio, ad Alicante invece l'ho mostrato. Quindi manca solo lei. Sì. Allora, interessante. Questo è un antico tagliapizza. Ma sembra che qualcuno abbia cambiato la lama. Credo sia un'eredità di famiglia o qualcosa del genere. A lei non l'avevamo mostrato, effettivamente. Sono. Li ascolto sempre. Mi sarebbe piaciuto. Vabbè, anch'io. La tavoletta gli ho mostrata. Boom. La terra è stretta. Se fossi in te, potrebbe avere una storia interessante. Vabbè. Con lei abbiamo finito. Nella sua pizzeria non credo ci sia qualcosa da prendere. Non lo so, onestamente. Comunque, adesso in teoria l'abbiamo mostrata a tutti. Perché mi ricordo che ad Alicante comunque le avevamo mostrato. Giusto. Quindi mi richiamo lui. Ring, sta arrivando alla tua pizzeria. E niente, e ci andiamo a fare un'altra pizza. Qual è il problema? Oh, invece arriva. Invece arriva. In via. Questo tagliapizza è unico. Nessuno dei sospetti lo ha reclamato. No. Vedi che comunque è cambiato stavolta. Dobbiamo impegnarci di più nell'interrogare i sospetti. Ho qualcosa che ci aiuterà. Che cos'è? Ecco le foto dei 3 sospetti. Otterrai maggiori informazioni se farai domande ad ognuno sugli altri.
Vedi che un pochino mi sto sbloccando, ragazzi. Utilizziamoli gli aiuti dei personaggi, dico. Ispeziona le loro pizzerie. Controlla se ci sono delle prove che ci possono aiutare a risolvere il caso. Foto di Cicerona. Conosco Cicerona da poco. Ha un carattere amichevole, ma se avesse rubato lei l'impasto, non credo. Foto di che? Ha sempre desiderato essere il miglior pizzaiolo. Ha rubato l'impasto per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. Conosco Alicante da molto tempo, sin da quando ho aperto la mia pizzeria. Può essere stato lui a rubare l'impasto? Tutto può essere, come tutto può non essere. Mi sono perso tra le varie chiamate io, non le ho le pizze. Ma se riavvio la partita, le foto le abbiamo sempre comunque o devo richiedere tutto? Tanto le gemme ormai le abbiamo spese, quindi è inutile, è inutile. Però almeno, dico, non perdo le pizze di Zazum. Due pizze... Sì, fermati un attimo, signorina. Alla collezione. Non abbiamo più le foto, mi sa. Ti rimostro qua tutto. Taglia pizza, wow, buona a sapersi. Ti rimostro la foto, va bene. Vabbè, un pezzo è a posto. Ma posso andare. Ora, in teoria, abbiamo visitato tutti. Sei sicuro di voler uscire? Sì. Ok. Quindi, mi chiamo il Ciccio. Sto impazzendo per la voglia di pancè e dobbiamo fargli la pizza. Ho sentito dire che è buona con il pesto, quindi usa quello, taglia questa pizza in quattro fette. Quindi, pancetta con il pesto, subito, signore, subito, signorina. Ok, pesto, mozzarella e pancetta. Andiamo a cuocere, velocizziamo il forno. E tagliamo e serviamo. Ok, eccotela lei. Questa pizza mi piace così tanto che... Ok, adesso viene il tizio, giusto? Oh, perfetto. Quindi, che indizio ha? L'ho fatto vedere a tutti. Il tagliapizza è unico, nessuno dei sospetti ha reclamato, no. Dobbiamo impegnarci di più nell'interrogare i sospetti o qualcosa. E finalmente riotteniamo le foto. Non facciamo le stesse errori di prima, per favore. Perfetto, ora posso andare effettivamente da qualche parte, anche se shoppo con una gemma. Andiamo da Alicante, va. E due, shop, chi se ne frega. Oppure possiamo semplicemente guardare video, effettivamente. Allora, signora Alicante, cosa posso fare per te? Comincia a mostrare le altre foto, però. Quindi non ha senso se gli mostro la sua, che non succede niente, no? Sono io, buon autografo, giusto? No. Ovviamente dobbiamo mostrargli gli altri personaggi. Oh, Cicerona, conosco la sua famiglia da anni. La sua pizza non è buona come la mia, ma va bene. Lei ora gestisce la pizzeria da sola. Perché? La sua famiglia si è stancata di gestire una pizzeria, specialmente dopo che Big Data Pizza ha conquistato la città. Cicerona è tornata per aiutarti a tenere aperta la pizzeria. Davvero? La loro pizzeria tuttavia era già in difficoltà da molto tempo. Ad essere onesto, se le cose non dovessero migliorare a breve, Cicerona sarà costretta a chiudere. Che tristezza. Abbiamo finito? No, c'è che? Che è il tuo sospettato numero uno? No, non proprio. Non ce n'era bisogno, pizzaiolo. Posso leggerlo sul tuo viso, non mi sorprende. Perché lavoro in questo campo da tanto. Non mi fido di che. Le sue pizze sono buone, certo. Ma chi può dire che non lo siano grazie ai suoi preparati per esaltare i sapori? Sì, probabile. Tu, al contrario, semplicemente non sai fare le pizze. E quello è un altro discorso. No. Non ti preoccupare. Non tutti possono essere perfetti come Alicante. Vabbè. Allora, abbiamo finito? Eh sì, abbiamo finito, perché con lui abbiamo parlato. Niente, abbandono. Quindi potrei avere sia mezza salsiccia e cipolla e mezza olive e funghi. E quindi mezza salsiccia e cipolla. E l'altra mezza com'è? Mezza olive e funghi. Ok, olive e funghi. Ok, e niente, ci stiamo cominciando a sbloccare un pochino. Perché dobbiamo utilizzare quei due personaggi che ci aiutano con le indagini. Non possiamo fare tutto da noi. Ecco, questa pizza è fantastica proprio come te. Grazie, buon uomo, grazie. Avanti alla prova. Due pizze ai funghi, grazie, mille grazie. Subito. Due pizze ai funghi, pomodoro, mozzarella e funghi. Andiamo a cuocere. Tagliamo, serviamo, tagliamo, serviamo. Tac. 10 e lode. Vabbè, sapete che c'è una visitina ad Ottavia. Io sono troppo curioso, spendo queste 4 gemme. Sono troppo curioso, non ce la faccio a resistere. Salve, brutto essere. Allora, Alicante. Ah, Alicante. Quando stavo giudicando i pizzerie locali, mi ha preparato una tradizionale pizza al formaggio. Nessun condimento superfluo, era perfetta. Vabbè, una pizza con la mozzarella. Ha detto che perfezione potrebbe mai avere una pizza alla mozzarella. Auguri. Mi ha ricordato i giorni gloriosi della pizza, quando le persone apprezzavano gli ingredienti semplici. Bella idea. Tutto qui, devo mettere al sicuro gli altri artefatti della zarena? No. Cicerone, invece? Preferirei non parlare di Cicerone, perché? Non c'è nulla da dire, la zarena richiede la mia massima attenzione. Addirittura, che è FBI?
Ok? Non posso negare che la sua pizza sia decente, ma il dottor Che ha un passato interessante nelle competizioni. Ho sentito dire del Pizza Palooza e ricordo che fece chiudere la pizzeria di una mia vecchia compagna a Pizza Harvard, Angelica Beciamella. Eh sì. Ad essere onesta, non mi sorprenderebbe se avesse rubato lui l'impasto. Effettivamente, però secondo me non è lui. Niente, mi sa che possiamo abbandonare. Eventualmente per andare da qualche altro personaggio, cos'è che dovrei fare? Quant'è che dovrei shoppare? 8, non ce ne abbiamo 8. Siamo rimasti asciutti di gem, ragazzi. E niente. Pancetta e cipolle su formaggio senza la salsa. Subito, signorina, subito. Mozzarella, pancetta e cipolla. Serviamo la buona signora. E vediamo che cosa succede. Sono stato in tante pizzerie. Vabbè, pagami, basta che mi paghi. Due pizze al pesto, una con tutte le carni, una con tutto il resto. Ma tanto ne ho sprecate tante gemme, una più, una meno. No problem. Devi essere un necromante, vedi, perché Megabyte è un necromante. Avanti, su. Voglio jalapeno subito. Tac. Pomodoro, mozzarella, jalapeno. Subito, subito. Tac. Nessuno che chiede i fichi oggi? Per fare uno, soltanto uno. Io devo contare, devo dare i numeri, che qua la gente si deve giocare. Com'è che non chiedete i fichi? Ecco, qualcuno mi dia il cappello di stagnolo. Il pomodoro è buono, non credi? Metti il pomodoro e la mozzarella sulla mia pizza. Ma il pomodoro a fette pure, no? Perché poi la gente si lamenta. Perché ci hai messo il pomodoro a fette, tu pizzaiolo brutto e cattivo che devi chiudere la pizzeria? E poi si lamenta, perché serviamo. Perfezione, boh. Ah, poi, sono le 6, spicciamoci, che sono in ansia, ragazzi, sono in ansia. Due pizze con gamberi. Sono in ansia per capire come va a finire questo episodio, questo capitolo, perché stiamo perdendo un po' troppo tempo. Facciamo più pizze che andare avanti con la storia. Perché l'inghippo era tutto lì, farsi aiutare da quei due personaggioni là. Perché non avendo le foto penso che non poteva andare avanti con la storia, presumibilmente. Forse per questo non trovo le tavolette pure, buh. Vabbè, credo che sposerò questa pizza. E allora vattene a funghi. Servi 20 clienti. Avanti il prossimo, spicciamoci. Salame piccante e mozzarella, fai fatti uguali. Ok. Quindi pomodoro, mozzarella, pomodoro e salame piccante, fai l'effetto uguali, significa tagliala a metà. Giusto. Ecco, sto fatto che mi devo trascinare la visuale mi dà un fastidio, quindi probabilmente dal prossimo episodio metterò la visuale quella dall'alto, così vediamo un po' tutti gli ingredienti e non mi devo spostare ogni... Che cacchio gli è successo? Ah, la volevo mettere a metà, ma vattene a funghi, va. Va, spicciamoci, è da andare avanti. Due pizze con mais e pancetta, croccante con la pancetta, per favore. Dai, su, non mi fate perdere tempo, però. Mais e pancetta. Attenzione a non sbagliare le pizze, perché non facendo zazoom e andando a sbagliare le pizze, noi andiamo in rosso. Quindi, attenzione, non... Come le voleva, ben cotte? Croccante come la pancetta. Eh sì, croccante, croccante, la vuole croccanti. Più croccante di questa le brucio, quindi... Caro bimbo, fatele piacere. Ecco qua. Com'è? Ti piacciono? Croccanti. Ah, bimba. Croccantissima. Deliziosa, deliziosa. A posto. $3,400. Comunque i dollari li facciamo lo stesso. Salve. Posso avere una pizza con acciughe, masi, vabbè. Posso avere il pesto. Subito. Pesto, mozzarella. Perché cacchio vuole? Acciughe, mais e jalapeño. Quindi, acciughe. Il mais e lo ya. Vedete, do switch ogni volta la visuale, mi dà un fastidio che voi non immaginate. Quindi mi sa che dal prossimo episodio visuale dall'alto, ragazzi. Quel bancone steso che mi dava fastidio un tempo, ma che ora mi tornerebbe utile. E serviamo. Oh, questa pizza mi manda in delirio, sono le 9:30. Sapevi che i fichi sono stati i primi frutti coltivati? L'uomo se ne ciba da più di 1000... Vabbè, pizza ai fichi. Ma che l'ho presa in tempissimo proprio. Pomodoro, mozzarella e fichi. I fichi, ragazzi. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. 15 e 62. I numeri di oggi, ragazzi. Giocateveli. Ambo fisso su Palermo. Così, nel dubbio. E serviamo. Radice quadrata di pizza. Porto 1 di Pitagora sul bastone. Fatto. Giornata conclusa. E abbiamo guadagnato $189. Buono. Chi ci rimane? Ovviamente abbiamo parlato con Ottavia Alicante. Ci rimane il dottor Che e Cicerona. E andiamo subito da Che. Devo subito mostrargli tutto io qua. Dimmi cosa vuoi. Sì, sì. Allora.
Non c'è bisogno per così. Sì, sì, intero. Allora, molti dubbi. Sei innocente, devi mostrarmi le prove. Aspetta, allora ti mostro tutto. Intanto lui. Questo non dimostra l'innocenza di Flash. Sciocco, mostrami qualcosa. Ecco. Ah, ok. Sì, sì, ecco, vuole mostrare questo. Stiamo andando ancora avanti. Comunque. Questa, la foto è Flash, sembra proprio che fosse ad un concerto. Eh sì. Perché no? Non posso rivelare ad un avversario i segreti della mia pizzeria. Il mio locale ospita attrezzature di valore e ricette preziose. Ma in che senso? Niente di quello che c'è qui ti aiuterà con l'indagine. Risponderò alle tue fastidiose domande, ma i miei clienti stanno aspettando ed io ho una reputazione da mantenere. Ma io non avevo finito. Devo trovare un modo per dare un'occhiata nella sua pizzeria. Allora vado da Cicerona. Sì, sì, vado da Cicerona, raga. Sono troppo curioso di capire come va avanti sta storia. Come posso aiutarti? Allora, la sua foto. Conosco Alicante da quando ero un bambino. Ho aperto la sua prima pizzeria quando io e la mia famiglia ci siamo trasferiti in città. Le persone non sono state molto accoglienti con noi quando ci siamo trasferiti qui. Anche se lui passava dalla nostra pizzeria per criticare la nostra pizzeria, ci dava comunque un po' di conforto. Alicante ha una grande passione per la pizza, ma non credo sarebbe mai in grado di rubare l'impasto. Anche io sono d'accordo, comunque secondo me non è stata Alicante. Allora, dove hai trovato questa foto? Non ricordo di averla scattata. Strano. Vabbè, ovviamente è lei, quindi non gli frega niente. Il dottor K è molto ambizioso, il che è fantastico, ma credo che abbia anche una visione un po' limitata a volte. Che senso? Farebbe di tutto per mantenere intatta la sua reputazione. Non mi fiderei di lui. Nemmeno io. Nemmeno io. E quindi con lei abbiamo finito. Tutto sto casino per niente. Quindi che faccio? Posso uscire? E abbiamo parlato con tutti. Quindi io mi richiamo N. Signora, lei se ne deve andare dalla mia pizzeria. Sto facendo delle indagini. Metti i funghi e la salsiccia. Posso utilizzare Megabyte con una... Sì, sì. Signora, vada. Stiamo facendo delle indagini qua. Ormai la mia pizzeria è una centrale di polizia. Dico, che me ne frega delle pizze. Avanti, su. Spicciati, N. Allora, che indizio hai per me? Io ho mostrato tutte le foto, ciccio. A tutti e a tutto. Alicante è uno dei pizzaioli locali preferiti secondo una ricerca del... la sua dedizione alla pizza è senza uguali, ma questa sua strana relazione con gli orsi è infelice. Hai trovato altro? Ho seguito le spedizioni archeologiche di Cicerone. Ha avuto grandi successi. Non conosco molto la sua pizza, ma proviene da una lunga tradizione di pizzaioli. Hai trovato altro? La WPA ha tenuto sotto controllo Dottor K sin dal Pizza Palusa. Sembra se la stia passando bene dopo lo scandalo dell'esaltatore di sapore. E nient'altro. Ma allora mi chiamo l'altro io. Chiamiamo Flash. Tutto qui, tata panda. Chiamo Flash, mi arriva adesso, Flash. Sì. Come va? È male, come deve andare? Sarei felice di controllare le origini di Alicante. Riceverai presto mie notizie, pizzaio. Vedi? Vedi che dobbiamo chiamare lui? Ok. E basta. Ma perché? Vabbè ragazzuoli, io direi che possiamo anche fermarci qui. Piano piano, un indizio alla volta. Stiamo procedendo molto molto lentamente, devo dire. Però un passetto alla volta riusciamo a fare tutto. Quindi mi raccomando come sempre di lasciare un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.